Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Forse è meglio che cambio inquadratura perché lì c'è troppo casino. Questo è il secondo video sulle semine. L'altra volta siamo stati molto più tecnici su quel che riguarda la gestione della serra. Questa volta invece parleremo proprio di semine, perché ci avete chiesto la differenza di semina tra piante, la scalarità della semina. Ho provato a fare questo video già una volta, ma ero troppo triste, si vedeva troppo, quindi ho lasciato stare. Sono triste perché quest'anno, non avendo una produzione da vendita di ortive perché non basta l'acqua, avremo solo la produzione di un orto domestico per le nostre esigenze. Quindi che consumiamo un tot quantitativi di pomodoro, di sugo, di foglia verde, e abbiamo deciso così, in base alle nostre esigenze, di farci il piano di semina. Poi però mi ha preso la mano e ho seminato di più perché non ce la faccio a seminare poche cose, quindi alla fine ho riempito plateau comunque. Mari, vi faccio vedere quali sono i ragionamenti che ho fatto in base alle mie esigenze e poi voi vi farete la vostra. Le informazioni più importanti che possiamo darvi adesso è che cosa si semina e quando. Noi iniziamo a seminare a febbraio, anche se si potrebbe iniziare a seminare a gennaio per iniziare ad avere un po' prima le nostre coltivazioni. E seminiamo tutte le solanacee, quindi pomodori, melanzane e peperoni, perché essendo quelle piante con una vita molto lunga ci mettono anche tanto a germogliare e a crescere. Quindi le andiamo a mettere a febbraio, ma le metteremo poi in campo, le toglieremo dalla serra ad aprile inoltrato. Quindi ci ritroviamo i peperoni che germoglieranno dopo un mese, perché sono davvero lentissimi, sono gli ultimi a germinare, mentre invece il pomodoro sarà il primo. Però per avere una radice formata che occupi tutto il plateau dovremo aspettare comunque ad aprile. Importantissimo, me l'avete chiesto tante volte, le solanacee, che hanno un apparato radicale che si dirama in larghezza e sviluppano anche un apparato radicale importante, hanno bisogno dei plateau con le vaschette larghe, quindi gli alveoli sono quelli più grandi. Insieme alle solanacee, anche se hanno tempi di crescita diversi, noi andiamo a seminare le lattughe, le cipolle, il prezzemolo, il basilico, la bietola, gli spinaci, che sono le prime cose che noi andremo a mettere. Hanno una vita molto più breve e delle radici molto più piccole, quindi sono tutte cose che vanno seminate nei plateau piccolini, quindi con gli alveoli più stretti, e sono coltivazioni che andremo a mettere prima di aprile, perché reggono bene il freddo, perché hanno una vita breve e faremo presto un taglio. Le lattughe sono in assoluto le cose più veloci che andremo a raccogliere. Insieme alle lattughe potremo mettere in campo anche le zucchine, incrociando le dita che una gelata non ce le blocchi. La stessa cosa valgasi per gli spinaci e per le bietole, essendo delle coltivazioni a foglia avranno una vita molto veloce e faremo presto i primi tagli. Un esempio, andiamo con le cipolle. Le cipolle noi ne consumiamo circa una al giorno, perché sempre cucino con la cipolla. Un anno è composto da 360 giorni e io voglio cipolle da conserva, quindi almeno 350 cipolle da conserva, quindi quelle che si seminano adesso in primavera e che andiamo a far seccare, a intrecciare e ad appendere per l'inverno. Quelle dell'anno scorso le ho già finite, anche perché poi ne regali pure, non ce la fai a non regalarle perché sono troppo belle. Quindi ho seminato due plateau da 150, arrivando a 300 cipolle. Le cipolle crescono velocissime, sono tra le prime a spuntare, però anche loro possono stare negli alveoli per tanto tempo e prima che avranno una radice bella formata comunque ci passeranno diversi mesi. Vedete? Questi sono i plateau con l'alveolo piccolo per le cipolle da 150, quindi 150 più 150 arriviamo a 300 cipolle, ma mi sembra di non aver finito il lavoro, capito? Mi viene l'ansia a me a vedere solo due plateau. Qui abbiamo gli spinaci. Gli spinaci l'anno scorso li ho seminati in campo, però mi hanno voluto tantissimo lavoro perché finché non sono cresciuti bene ho dovuto togliere tantissima erba. Quindi quest'anno, avendo solo il quantitativo per l'esigenza domestica, sempre un plateau da 150 piante, ho seminato almeno 3 semi in ogni alveolo e li metterò con la pacciamatura, così non dovrò litigare con l'erbaccia quest'anno. Poi vi terremo aggiornati mano a mano che crescono.
Poi abbiamo, qui stavo iniziando le semine delle luffe, sono plateau da 80, io devo arrivare a seminare 2500 luffe. Qui abbiamo i taggetti, quest'anno facendo un orto domestico posso dedicarmi a mettere dei fiori anche, quindi tra le piante troveremo i taggetti che mi piacciono molto. Qui abbiamo seminato sempre con la semina famosissima alla me ne frego. Il basilico autoprodotto. Qui cosa abbiamo? Il San Marzano. Qui ho fatto le semine del pomodoro da sugo. Sono ciliegini. Questo è il pomodoro antico. La cosa buona che possiamo fare quest'anno, avendo solo una produzione domestica, è quella di crescere in purezza e cercare di riselezionarci le piante che abbiamo ricevuto da mia nonna, che abbiamo ricevuto dagli anziani, in modo da continuare a produrre questo seme che non è molto produttivo, però ci piace essere custodi di semi particolari o comunque diversi. Quindi oltre alla zucchina di mia nonna, la zucchina a sedilungo, quella che cresce in lunga, abbiamo seminato anche il pomodoro antico. Oltretutto ci avete mandato qualcosina anche voi, quindi magari quest'anno riusciamo a selezionare anche quelli, a riprodurceli. Quando si iniziano le semine, noi iniziamo a febbraio, iniziamo a seminare tutte le solanacee, che sono quelle che hanno una vita molto più lunga in campo e che hanno bisogno di molto più tempo per crescere anche nei plateau. Per esempio, ciò che seminiamo adesso a febbraio, come avete visto adesso appena spuntato, ha bisogno di altri 2 mesi per diventare maturo, quindi noi le andremo a mettere poi in campo ad aprile, che è il periodo giusto. Mentre invece le lattughe le semineremo a scalare, le abbiamo seminate a febbraio, ma col freddo stanno avendo delle difficoltà, probabilmente tra un mesetto saranno pronte. E quando sono pronte da mettere in campo, noi andiamo a riseminarle proprio per averle a scalare e ad avere un quantitativo di lattughe, per avere sempre le lattughe a casa. Poi, quando penso alle semine, semino sempre più di quello che mi necessita, perché, come dice un detto, il contadino, se deve raccogliere 10, semina 100. Cioè, siccome non sai mai effettivamente che cosa può succedere, è meglio seminare di più, perché se l'annata fa male qualcosa comunque la raccogli. Quindi ricordatevi, se dovete raccogliere 10, seminate 100. Le immagini che state vedendo risalgono a marzo, cioè un mese dopo la semina, un mese dopo febbraio, in cui potete vedere chiaramente come le diverse specie di piante hanno crescite diverse. Le solanacee, come in questo caso che sono i peperoni, stanno appena spuntando, mentre invece le cucurbitacee, come la zucchina, sta già in procinto di fare la terza foglia. La terza foglia indica la maturità giusta, indica il periodo quasi pronto, maturazione, per la messa a dimora. Dovrebbe avere già la radice quasi del tutto sviluppata e ti sta proprio a indicare come è importante la semina scalare per avere anche un prodotto messo in campo in un diverso momento. Cosa voglio dire con questo? Che le zucchine le andremo a riseminare in futuro, perché quelle che stiamo per mettere in campo adesso, quando avremo i peperoni pronti, saranno già vecchie e dovranno avere una pianta in sostituzione, giovane e pronta alla produzione. Infatti la zucchina è quella che si risemina 2 o 3 volte durante tutta l'estate. Il peperone invece lo seminiamo una sola volta e, se abbiamo necessità di fargli riniziare una produzione più importante, andremo di potatura. Ve lo faremo vedere in successivi video. Sono già così. Le bietole le mettiamo un paio di semi per plateau, di 2 e 3 semi, però ancora non è pronta la radice e non sono pronte a essere messe. Però dopo un mese questo è lo stadio di crescita della bietola. Come vedete, da pianta a pianta hanno crescite molto diverse. Questa volta, quest'anno, abbiamo deciso di fare un esperimento per voi a nostro discapito. Per farvi comprendere l'importanza della concimazione, quindi di nutrire le vostre piantine sin da subito con sostanze organiche concesse in agricoltura biologica, se non volete utilizzare altro tipo di fertilizzante, abbiamo lasciato le nostre piante senza concimazioni per i loro primi 2 mesi di vita, dalla semina fino ad adesso. Le abbiamo concimate solo ora, davanti a un evidentissimo stato di sofferenza della pianta. Come riconosci questo stato di sofferenza? Beh, sono queste foglie ingiallite che si chiudono, questo spessore piccolissimo del fusto. La pianta ingiallisce
molto velocemente e non riuscite a capire perché. Non è una malattia, ma è proprio una carenza di nutrienti. Che il panetto non contiene più sostanze nutritive che servono alla pianta per crescere. Andremo a fare una concimazione con un concime biologico organico che si chiama Multi Bioactive e contiene tutta la composizione di nutrienti che servono alle piante già bilanciate. Lo trovo, questo qui lo acquistiamo dal nostro vivaio di fiducia. Con l'irrigazione che gli diamo adesso, queste palline di fertilizzante si sciolgono e andranno a nutrire la pianta. Così vedrete un po' le differenze. Il motivo per cui ho voluto fare questo esperimento è sia perché sono comunque coltivazioni per casa, quindi non mi interessa che abbiano chissà quale rendita, ma poi per farvi capire quanto è importante la concimazione per le piante. E spesso si fa passare il concetto, soprattutto alcuni tipi di agricoltura, che l'unica cosa di cui ha bisogno la pianta è il terriccio o l'humus. Non è assolutamente vero. Le piante che noi coltiviamo sono piante addomesticate, sono piante domestiche che hanno esigenze che le piante selvatiche non hanno. Se vogliamo raccogliere frutti e avere una buona pianta, dobbiamo seguire quelle che sono le sue esigenze e dargli tutti i nutrimenti di cui ha bisogno. Non possiamo pensare che col solo terriccio le piante vadano avanti. Adesso dovreste aver capito perché, dopo un inizio di crescita abbastanza regolare e buona, le piante diventano gialle, che è uno dei problemi che mi avete dato più spesso. Adesso, per esempio, le piante sono anche un po' sofferenti perché inizia a esserci troppa luce in serra e dobbiamo fare l'imbiancamento. Scusate il fiatone, ma stavo seminando. Corro di nuovo fuori. Non ci siamo. Lumache col dissuasore ce ne sono ancora. Una. Guardate quante sono. Queste sono due. Guardiamo bene se ne troviamo qualcun'altra. Come avete visto, dopo la concimazione le piante sono rinate, hanno messo su nuove foglie, sono molto più verdi, nonostante adesso siano le ore calde e stiano palesemente soffrendo. Anche le bietoline stanno meglio, stanno rifacendo foglie, e anche lo spinacio sta crescendo meglio, anche il peperone. Ragazzi, questo video sulle semine in serra finisce qui, dovevo metterlo molto prima, già a febbraio, però sinceramente siamo oberati di lavoro e non ce la facciamo. Contate che abbiamo un mese di video da montare, girati mentre facevamo i lavori in azienda, proprio perché se stai facendo non riesci a montare i video, e ogni anno è sempre lo stesso problema, anche se quest'anno abbiamo cercato di impegnarci di più. Spero che questo video vi sia stato utile, di aver risposto a tutte le domande, e vi aspetto nei commenti. Ciao ragazzi! Sapete perché vi dico che bisogna, il contadino, se ha bisogno di 10 semi in 100? Perché poi magari arriva la lumaca, ti taglia delle teste di piante. Se io avessi messo solo il quantitativo che mi serviva, non avrei avuto abbastanza piante, perché può succedere qualsiasi cosa. Così invece, mettendone in più, ho il tempo di vedere se c'è un'infestazione, se ci sono dei problemi, e ne rimangono. Vedete quante me ne hanno mangiato, e adesso magari un quantitativo giusto. Se non ne avessi messi così tanti, sarei rimasta senza.